Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ma mio? Scusa, però. Ciao, ma mio? Mamma mia, per favore, stiamo facendo un video. Ciao a tutti, mi sono già stufata di fare il video, quindi direi che passiamo a Vanessa. Mamma, saluta però. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e sul canale YouTube Vane Education. Niente, la mia assistente stava per fare un video e poi ha deciso che non voleva più farlo. Quindi eccomi qui! È tantissimissimo tempo che non faccio un video vlog in cui vi racconto, in cui parlo. Avete ragione! Per questo motivo sono tornata con un argomento leggerissimo, infatti vi faccio vedere cosa ho comprato di materiale creativo, principalmente didattico e creativo, perché è tantissimo che non facevo appunto un vlog e quindi invece di stressarvi con tanti argomenti impegnativi, tosti e difficili, dopo aver fatto comunque tantissimo tempo di video tutorial creativi, di disegno, di arte immagine, di attività laboratoriali, ho deciso di ritornare con un bellissimo vlog da cui vi mostro cosa ho comprato. Quindi iniziamo subito perché qui sotto c'è tantissima roba. Adesso vi mostro tutto, poi con calma metto in ordine così si capirà qualcosa, si capirà un po' meglio. E voi come state? Dai, fatemelo sapere nei commenti perché è davvero tanto. Anche se c'è da dire che chi mi segue su Instagram, vi lascio qui tutte le indicazioni per seguirmi su Instagram, saprà benissimo che cosa ho fatto in tutto questo periodo. Ho fatto tantissime stories in cui ho raccontato di tutto e di più, però per questo serviva proprio un video perché è tantissima roba e nelle stories non ci stava tutto quanto. Perciò iniziamo subito e bando alle ciance. Iniziamo con alcune cose, poi le metterò qui nello scatolone dove troviamo già tre tubi che ho comprato di quella carta trasparente che serve per impacchettare. Infatti farò un progetto, probabilmente ho in ballo un progetto di carnevale, dovrò impacchettare dei kit e quale carta migliore se non questa qua lucida per far vedere tutto l'interno del kit. Quindi queste qua finiscono già direttamente negli scatoloni. Altra cosa che possiamo velocemente smistare sono, e qui ancora ce ne sono pochi perché in realtà ne ho comprati di più, ci sono tantissimi coriandoli. Tante buste, anche in quella scatola lì in fondo ci sono altre buste, altre cose, però insomma sono coriandoli. Ok, mi serviranno per decorare dei pasticcini. Sì, avete capito bene? Faremo un'attività laboratoriale in cui con i coriandoli decoreremo dei pasticcini. Poi, allo stesso tempo abbiamo tantissime stelle filanti di dimensioni diverse. E le stelle filanti si prestano molto bene sia per fare dei capelli un po' matti, sia per decorare, quindi sicuramente faremo attività laboratoriali in cui decoreremo con tantissime stelle filanti. Ne ho prese veramente tante, ci sono tanti coriandoli e tante stelle filanti di tantissime dimensioni e colori diversi, quindi per carnevale ci siamo. Sempre per i famosi pacchetti di cui vi dicevo, ho preso altre bustine trasparenti però più piccoline dove appunto poter dividere il materiale, perciò bustine trasparenti. Questo ho perso, però sono nuove, ok, ha perso il suo imballo. Poi adesso passiamo alla parte, questa era la parte più creativa, puramente creativa, mentre invece adesso passiamo ad alcune cose che servono anche a livello didattico. Infatti, allora, a parte i contenitori, che ne ho presi due perché sono utilissimi per metterci dentro del materiale, quindi dopo magari vi mostro il pacchetto, vi lascio intanto qua. Allora, vi faccio vedere queste palline. Ok, e ne ho prese diversi colori, in particolar modo i famosi colori dell'abaco, della decina, delle unità, delle centinaia, perché infatti sto facendo un'attività molto interessante, didattico-creativa, che aiuterà i bambini a giocare con l'abaco in maniera un po' più divertente, non la classica in cui devi disegnare i pallini sopra l'abaco sul quaderno. Quindi queste qui sono nuove comprate e le metterò poi all'interno appunto di questo contenitore. Adesso che faccio la montagna cade tutto. E vi mostro già un esempio. Io le ho già
aggiustate per il mio intento. Se vedete, gli ho messo un pezzettino di velcro, quindi un pezzetto di velcro qui, del velcro anche sul lato, e se io attacco la pallina, lei appunto non cade, resta attaccata. Quindi ho fatto questo per creare le decine e le unità. Per il momento sto lavorando solo su questo con alcuni miei bimbi, e poi aggiungerò anche le centinaia con il verde. E niente, quindi le metterò all'interno di scatoline, anche se le ho comprate nuove, piccoline, apposta per contenere cose piccole come le palline. Infatti ci sono queste col velcro, queste senza velcro, per poter giocare. Quindi questa la trovo un'attività interessante e dinamica. Allo stesso modo, per contenere ad esempio i numeri, ho comprato queste bustine che sono quelle per confetti, boh, però comunque sono molto utili perché le puoi mettere così. All'interno, vedete, c'è il numero che poi va qua sotto, potete mettere il velcro oppure no. Trovo molto utili questi sacchettini, ai quali anch'essi li puoi aggiungere il velcro e attaccarli dove vuoi. Quindi tanti sacchettini anche di questi qui comprati. Allo stesso modo, parlando di velcro, ho comprato due tipi di velcro. Uno è la rotella, quindi praticamente c'è la rotella con il adesivo, si stacca da una parte, c'è la parte ruvida, invece l'altro rotolo ha la parte liscia, e questi li puoi tagliare tu come vuoi. Però, dato che mi stressava tantissimo dover preparare centinaia di fogli e dover tagliare poi alla forbice le mani la colla dell'adesivo, è un casino, insomma è un po' stressante fare questo lavoro qui. Questo è utile quando devi fare ad esempio delle strisce come questa. Questa è una token economy, quindi un sistema di premi a gettone. Se tu metti tutta la striscia è comodo perché passi da una parte all'altra il gettone e è comodissimo. Invece quando devi fare delle attività molto dettagliate, ad esempio appunto il nostro abaco, che non so se si vede ma ha il velcro uno per ogni pallino, per ogni costo, è molto più utile utilizzare questo tipo di velcro. Praticamente si tratta di fogli con il velcro già diviso per pallini. Cioè è già ritagliato, essendo ritagliato è comodissimo perché lo stacchi e via. Come prezzi siamo lì, perché un rotolo di questo mi pare sia 8-10 metri, lo paghi attorno ai 10 euro, 8-9-10 euro su Amazon a seconda dell'offerta o non offerte. Anche questo credo sia attorno ai 7-8 euro, e ce ne sono veramente tanti, adesso non ricordo quanti pezzi, però ce ne sono tanti. Ok, detto questo appunto, il velcro, ho un altro sistema per giocare con la matematica. Infatti ho preso questi legnetti colorati che ho messo ovviamente all'interno di un'altra scatolina trasparente. Ci sono questi legnetti colorati che sono veramente utili per contare per corrispondenza, ma anche per giocare con i colori, per le addizioni e le sottrazioni. Quindi io trovo che questi legnetti siano davvero davvero comodi, quindi ho comprato anche questi legnetti. Queste invece sono semplicemente delle calamite, nulla di che, da usare per esempio le lavagnette con le magnetiche. Poi andiamo avanti, cos'altro abbiamo preso? Allora, sempre un po' per il discorso carnevale, ma anche comunque in generale, ho preso parecchi stickers di questi qui con i cuori, quindi cuori di diversi tipi, di diverse dimensioni, sono molto carini per decorare, addobbare eccetera, ma anche ad esempio come premi, come gettoni, dare degli stickers ogni volta che un bambino, non so, risponde correttamente o si comporta bene, e alla fine di un tot di stickers vincere magari una pausa o un altro premio. Ah, ce n'era un altro, quindi ho preso 4 pacchi di questi cuori che andremo a sistemare anche loro all'interno della scatola. Poi vediamo, ah, era rimasto un'altra stella filante. Sempre a mo' di stickers ci sono altri adesivi. Questi qui invece sono tipo, sono puntini, tipo non so, stile Swarovski, ok? Brillantini. E questi qua puoi attaccare la fila o ogni singolo. Sono comunque molto carini e decorativi, mi piacciono, quindi li ho presi. Poi abbiamo questi qui che li chiamano scovolini. Sono brillanti, ne ho di diversi tipi, in realtà ne ho anche altri, ancora come scorta, che avevo usato a Natale per fare le... no, non a Natale, ad Halloween, per fare le zampette dei ragnetti.
E queste sono molto carine perché si possono usare in mille modi, sono decorative, le puoi usare per appunto come avevo fatto io con le zampette del ragno, le puoi usare come chiudi pacco, sono molto carini, vabbè li apro per far vedere che si possono piegare, cioè loro di per sé sono rigidi, però li puoi piegare, cioè sono molto maneggevoli, li puoi piegare come vuoi. Quindi anche come chiudi pacco, ad esempio stavo pensando con questa carta, chiudi pacco, secondo me è buona. Ok, fatemi sapere nei commenti quali sono le, non so, i materiali che utilizzate di più, le cose che vi piacciono di più, quelle per cui ne avete una scorta infinita. Sono sicura che tante maestre avranno tanti brillantini come scorta infinita, però ci sono anche tanti materiali nuovi che secondo me si utilizzano volentieri. Altri stickers, queste sono stelle, sono piuttosto grandine, quindi si possono utilizzare sia come gettoni, però io sconsiglio sempre di utilizzarle magari come gettoni o come premi perché ce ne vorrebbero tantissime. È sempre meglio avere una token economy come questa con dei gettoni rigidi che, non so, o li passi qui o li metti su una lavagna col velcro, rigidi, durano una vita, però vabbè, anche le stelline a volte possono essere carine, magari per occasioni speciali. Poi ho preso un palloncino in giro, ho preso queste che mi piacciono molto, che sono delle letterine e sono diciamo hanno un po' di spessore e sono molto carine, come sono decorate, hanno appunto lo spessore che vabbè non si vede molto, però sono adesive e secondo me sono veramente molto molto belle. Devo un po' studiarmi come utilizzarle perché ne ho comprato solo un pacco. Ah, e a proposito, adesso che guardo, tutte queste cose costano tra i 90 centesimi e l'euro, quindi ad esempio queste qui costano un euro, queste qua costano un euro, tutte cose così, queste forse 90 centesimi, idem questi, anche queste qua se non erro sono 90 centesimi, sono i famosi occhietti, ce ne sono di diverse dimensioni. Questi, poi ci sono gli occhietti più piccoli, questi sono ancora grandi. Ovviamente ne ho anche altre scorte, perché è tutto qui. Però ce ne sono altre, anche queste possono finire qui perché sono piccoline. Poi vabbè, ho preso una perforatrice, mi serviva una nuova per fare i buchi, mentre invece la pinzatrice ce l'ho già. Poi, altra cosa che ho comprato, adesso le scartiamo insieme. Sono queste carte da origami, praticamente le fantasie che vedete qua sopra sono tutte queste, ce la posso fare. E sono tanti fogli. A me piace anche tanto inserirle nei kit, perché le trovo sono delle carte un po' particolari, sono anche un po' spessine, quindi si possono fare degli origami molto belli. E mi piace, perché se dovessi stamparle io sprecherei tantissimo di colori di carta. Invece così non mi dispiacciono per niente, quindi ce ne sono veramente tanti tipi. Ho preso questi tipi che sono un po' più San Valentine, quindi tipo di San Valentino con tanti cuoricini. E poi ho preso anche queste che sono molto festose, mi piacciono tantissimo. Sono molto festose e questo qua vi dirò che non l'ho pagato tanto, l'ho pagato 2,99 euro, ma ci sono dentro 80 fogli, un chilo c'ho scritto, comunque 80 fogli tutti colorati e stampati così non è tanto, perché è vero che la carta bianca normale, ovvio per stampante costa meno, però questi sono tutti veramente tanto decorati, quindi mi piacciono moltissimo. Oltre a questi ho preso anche, allora, queste qui che ricordatemi come si chiama, come carta, non è una carta, è tipo quel feltro, quel materiale un po' particolare, spugnoso, io non ricordo mai i nomi, vabbè, che si usa sempre per le attività creative. Questo è anche bello al posto della, invece di plastificarlo, è bello perché puoi mettere anche qui il velcro, strappare, questo lo puoi appendere al muro con un chiodino, secondo me è molto carino, alternativo anche al foglio classico. E ne ho presi due pacchi di colori diversi, quindi ci sono questi colori qui e questi colori qui, quindi due tipi di colori diversi. E niente, diciamo che queste sono le cose che ho comprato. Poi in tanti mi chiedete sempre: ma quanto materiale hai, ma come lo conservi, ma come lo tieni? Allora, io ho tantissimo materiale, è vero, però è anche vero che sono una persona non
accumulatrice, cioè sapete che a me piace comunque l'ordine, mi piace sistemarli bene, utilizzo sempre organizer e divisori e quindi devo dire che mi trovo bene perché li ho sistemati tutti bene, ho dei cassetti, non sono robe impilate, non sono robe che non so dove siano, tutte hanno un proprio posto e quindi sicuramente è bello avere tanto materiale, ma anche bello, cioè, tenerli conservati bene e soprattutto sapere di sfruttarli, perché mi è successo in passato, quando accumulavo molto di più, di avere magari 200-300 pennarelli anche nuovi, però tra un laboratorio e l'altro magari è passato del tempo e non li ho più utilizzati e non funzionavano poi più, quindi lo spreco sicuramente non è adatto e quindi cerco sempre comunque di sapere che poi li utilizzerò. Adesso li sistemo qui dentro e poi, dopo averli sistemati qui dentro, vi faccio vedere il risultato finale. Quindi adesso sistemiamoli. Allora, vi mostro infine alcuni organizer, non sono tutti ovviamente, mi vedete? Sì, quindi vabbè, questi qui finiti e conclusi sono così, sono molto carini perché per le minuterie sono fantastici, le cose non vanno in giro, sono belle compattate, cioè sono veramente piccolini. Poi ce ne sono altri magari più questi qua si possono anche appendere volendo, però vabbè, io non li appendo. Poi ce ne sono altri più magari ingombranti o impegnativi, tipo questo, questo è ancora piccolino. Anche questo qui, ad esempio, questo è bello perché si fa praticamente a, lo puoi togliere, ok? È a scomparti, non solo, ma anche a piani. Quindi puoi togliere i diversi piani e lavorarci. Questo qui invece è un organizer che utilizzo in particolar modo con un bimbo e anche qui ci sono le divisioni in base alle attività che facciamo, quindi ci sono magari lettere e numeri, ci sono invece non so, delle memory card, ci sono dei puzzle, altri puzzle però in legno, ci sono delle cose, materiali grafici che creo io. Alcuni li trovate anche nella sezione PDF, ci sono insomma anche questi che uso per contare e sono tutti quanti divisi per sezioni, quindi utilissimo anche questo. Questa l'ho presa da IKEA, favolosa, costa un pochino, perché costa sui 5 euro per essere un organizer, insomma questi qua, tipo questo l'ho pagato 1,99, questo forse 2,99, però ne vale comunque, è bello, rimane chiuso, ottimo. Questa invece è una banale scatola, però all'interno della scatola ho messo ulteriori altri organizer come scatoline piccoline, queste qui che sono favolose e anche queste si possono impilare o mettere insieme e sono favolose perché ti separano le diverse attività, quindi tante scatoline all'interno di una scatola. Poi ci sono anche le bustine colorate, però queste facevano parte di un gioco e le ho riciclate, quindi direi che it's fantastic, mi piace tanto quando utilizzo insomma queste scatoline o tutti questi organizer che mi dividono perfettamente bene le cose. Bene, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi è piaciuto tantissimo ritornare davanti alla telecamera e farvi vedere un po' di cosine, perché nell'ultimo anno sono cambiate tantissime cose. Da quando ho aperto l'attività di Van Education non ho avuto un attimo di respiro, e anche quello è il motivo per cui ho deciso di sacrificare un po' più di vlog, ma di darvi sempre l'opportunità di avere dei video tutorial ogni settimana relativi appunto alla parte creativa, didattica, arte immagine, didattica appunto creativa, homeschooling, laboratori vari. Sul sito trovate comunque diverse PDF, diverse sezioni, il blog dove ci sono determinate attività.
anche nella newsletter a volte mando un po' di cose, e anche su Instagram trovate, a parte quello che faccio tutti i giorni, tutte le cose che insomma condivido, tutte le news, quindi lì mi potete seguire veramente in tempo reale. Però se vi fa piacere, spero tanto di poter ritornare anche a fare qualche vlog sul canale YouTube Van Education, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!